settima edizione della Land Art al Furlo. Per molti in genere considero la crisi del settimo anno, per noi in realtà è un momento di rilancio. Quest'anno il tema è il totem, inteso come scrittura verticale, e quindi quest'anno avremo opere che tendono verso l'alto, quindi opere piuttosto grandi, non opere che verranno distrutte in tempi brevi come nella logica della Land Art, opere fatte con materiali vari, dalla pietra al gesso, dall'acciaio al policarbonato, insomma tutti i materiali possibili e disponibili per operare in termini artistici vengono applicati dagli artisti che noi abbiamo selezionato. 60 sono state le proposte inviate nel bando che abbiamo fatto e 34 gli artisti selezionati. Oggi è l'ultimo giorno, stiamo finendo i montaggi, domani ci sarà l'inaugurazione. La mostra obiettivamente è molto bella e molto ricca, siamo felicissimi come organizzatori di aver avuto artisti diciamo da tutto il mondo, perché abbiamo un artista messicano, un artista iraniana e un artista danese, oltre che un artista di San Marino, e tantissimi artisti da tutta Italia, dal sud al nord, da Padova a Catanzaro, alla Sicilia, a Palermo, e quindi veramente ha un'idea di internazionalità e anche di stile e di interpretazione dell'arte e del tema totem che forse non immaginavamo neanche all'inizio del bando. Il percorso è su 5 ettari in realtà, anche se molti sono di bosco, però artisti hanno anche voluto usare gli stessi spazi del bosco per permettere, per inserire all'interno di questo posto meraviglioso che è il Furlo le loro opere. Siamo già in un posto stupendo dal punto di vista ambientale e pensiamo quest'anno, come gli anni precedenti d'altra parte, di averlo arricchito, di aver dato una nuova vita a questo spazio. Siamo felici che la gente possa venire durante questo mese, ma anche durante l'anno, a visitare le opere, che saranno appunto fruibili da tutti gratuitamente, naturalmente, come nello spirito dell'associazione. Nei prossimi giorni, quando sarà possibile, sarò lieto di farvi da cicerone nella visita di tutte le opere, cercherò di dare un'interpretazione di ciascuna, a meno che non ci sia espressamente l'autore che possa e che potrà dare delle indicazioni più precise rispetto alle proprie intenzioni.